L'incontro di questa sera è realizzato in collaborazione con il CEPROS, che è l'associazione che attraverso i suoi progetti e i suoi incontri mantiene viva la memoria di Paolo De Benedetti, uomo dei ponti, figlio di questa città e amico del cardinale Ravasi. Ordinato sacerdote nel 66, ha perfezionato gli studi biblici alla Pontificia Università Gregoriana e al Pontificio Istituto Biblico. Esperto biblista ed ebraista, è stato prefetto della biblioteca Pinacoteca Ambrosiana di Milano e docente di esegesi dell'Antico Testamento alla Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale. Attualmente è presidente del Pontificio Consiglio della Cultura e della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra. Nominato nel 2007 arcivescovo titolare di Villamagna, di Proconsolare, creato cardinale nel 2010 da Benedetto XVI. Dal 2012 al 2016 è stato presidente della Casa di Dante in Roma. Divulgatore e comunicatore, collabora tra gli altri con l'Osservatore Romano, Avvenire e Sole 24 Ore e ha condotto per più di 25 anni su una delle reti nazionali la rubrica domenicale Frontiere dello Spirito. Per la sua attività giornalistica è stato insignito nel 2017 del premio Montanelli. La sua vasta produzione letteraria ammonta a circa 150 volumi riguardanti soprattutto argomenti biblici e scientifici. Tra quelli più recenti, Il grande libro del creato del 2021, Sapienza di Salomone del 2022 e del 2023, 3, Divina Aritmetica. Signore e signori, il cardinale Gianfranco Ravasi. È necessario innanzitutto rivolgere il mio saluto a tutti voi. È la prima volta che io entro nella vostra città, che conosco le vostre vie, la vostra storia, anche se in maniera diretta, soprattutto attraverso le due figure che sono più naturali anche per me. Da un lato è naturalmente Vittorio Alfieri e dall'altra parte Paolo De Benedetti, come è stato ricordato. Ma soprattutto anche vorrei salutare tutti voi e ringraziare le autorità, dal Vescovo, al Sindaco, a tutti quanti voi siete qui presenti, a questa comunità, perché parlare così in un contesto così suggestivo, si dice in latino subdivo, sotto quasi lo sguardo dell'infinito e dell'eterno, è sempre suggestivo. Il tema che io devo svolgere però è un tema particolarmente impegnativo, anche per molti versi piuttosto complesso. Per questo motivo io vorrei proporvi soltanto, saranno degli itinerari allusivi, evocativi, non dei percorsi esaustivi. E vorrei iniziare con una citazione che spiega in un certo senso questo titolo, l'umanesimo necessario tra scienza e nuova comunicazione, un titolo molto accademico. In realtà questo personaggio, idealmente lo faremmo parlare da qui anche se è scomparso, è morto nel 2011, parlava nel 2005 a un'assemblea ben diversa dalla vostra. Era un'assemblea di studenti universitari di una famosa università americana, Stanford. Si tratta di Steve Jobs, il fondatore di Apple, il quale concludeva il suo discorso di fronte a questi studenti adoranti, perché sembrava il grande futuro questo, il futuro della tecnologia. Concludeva con queste parole che io vi traduco dall'inglese. La tecnologia, ragazzi, da sola non basta. È il connubio tra teologia e arti liberali, tra scienza e umanesimo, a darci quel risultato che fa sorgere un canto dal cuore. E voi capite bene questa finale, un po', se volete, nello stile americano, però coglie un tema rilevante, la necessità che si intrecci costantemente
scienza ed arte, si intrecci tecnologia e spiritualità. Ed è per questo che lui, Steve Jobs, considerava come grande modello l'ingegnere rinascimentale, e il pensiero correva, come penso corra a tutti voi, a Leonardo da Vinci. Il massimo della scienza e il massimo della creatività artistica. Io adesso inizio, ho detto questo percorso, io in teoria vorrei fare, avrei pensato così, mettendolo quasi come uno schema, un pentagramma. In realtà non so se poi riuscirò a svilupparli tutti questi elementi, ma d'altronde sono soltanto degli sprazzi, perché ogni tema meriterebbe una trattazione. E quindi è solo un'evocazione di questioni che toccano l'essere e l'esistere contemporaneo. Cominciamo subito con la prima nota, col primo sguardo sulla società contemporanea, sull'orizzonte quindi più ampio, parto da quello più esteso, sulla cultura contemporanea. Una cultura, come bene si ripete continuamente, segnata da mobilità, da fluidità, da complessità, da liquidità, ricordate questa parola che è diventata ormai, con Zygmunt Bauman, è diventata una specie di mantra. Ma è vero, effettivamente. E come facciamo a riassumerla, questa temperie, questa atmosfera che è soprattutto, io trovo, riflessa soprattutto nei giovani? Io la vorrei riassumere con una frase di un filosofo francese del secolo scorso, Ricoeur, Paul Ricoeur, il quale diceva, e vale ancora per oggi, soprattutto per oggi: viviamo in un'epoca in cui alla bulimia dei mezzi corrisponde l'anoressia dei fini. I mezzi sono impressionanti, ininterrottamente si presentano. Però vedete, trovare il senso non lo trovi nella macchina. Trovare il senso della vita, trovare la capacità dell'innamoramento, per esempio. Per questo motivo io sono convinto che dobbiamo ritornare attraverso il contributo dell'umanesimo, ritornare ancora a offrire a questa anoressia del cibo. Vedete, io mi riferirò spesso ad altri che dicono meglio di me quello che voglio dire. È una figura lontanissima dal mondo cristiano, è una persona atea, di professione, marxista, grande, supremo drammaturgo del secolo scorso, Bertolt Brecht. Io ricordo ancora l'emozione che ho avuto a Berlino quando sono stato invitato a parlare nel Deutsches Theater, nel suo teatro, a parlare, la prima volta che un cardinale parlasse in quel contesto. Ebbene, lui ha una sua poesia che io vi riassumo adesso brevemente. Non è nelle sue opere, lui ha scritto anche poesie, non solo i grandi drammi che voi tutti conoscete, di Brecht, Bertolt Brecht. Sono seduto ai bordi della strada. L'autista sta cambiando la ruota. Non so da dove vengo, non so dove vado. E allora, perché attendo con tanta impazienza il cambio della ruota? Vedete, l'ha bisogno di senso. E questo io lo lascio un po' così in questa prima riflessione. Certo, è una società nella quale viviamo, a cui potremmo dire tante altre cose. Io ne aggiungo solo una.
che ci colpisce in questo periodo. Ci colpisce in tutti i modi, anche perché abbiamo una comunicazione, parlerò poi della comunicazione, molto spiccata, ed è l'aggressività. La guerra, da una parte, i femminicidi, il bullismo, i ragazzi che sono così vuoti, disperati alla fine, perché queste reazioni così incomprensibili. Noi viviamo perciò in un'epoca veramente che è però, diciamolo bene, il riflesso di una dimensione oscura. Tra poco entreremo nel secondo sguardo, l'antropologia, la persona umana. Viviamo sempre con un carico dentro di noi, un nodo di vipere che c'è dentro di noi. Io devo dire, vabbè, adesso si dice, perché abbiamo questi mezzi che proclamano, che mostrano sullo schermo scene impressionanti, devastanti, strade striate di sangue, di carne umana. Ma io quando sono nato, io sono probabilmente una delle persone più anziane qui presenti, quando sono nato, pensate, l'Europa era tutta attraversata da un lavacro di sangue. La Seconda Guerra Mondiale, milioni di persone, due pazzi dominavano il mondo nell'assoluto ossequio dei popoli, Hitler e Stalin. Quindi l'aggressività, ma sempre per aggiungere qualcosa a questa parte oscura, perché l'abbiamo un po' a considerare e a mettere però subito il positivo accanto, l'umanesimo, che... Io vorrei anche parlare di una realtà che è la solitudine. È un'esperienza sempre più diffusa, nonostante il moltiplicarsi degli incontri, degli intrecci. La solitudine nei condomini, anche in questo momento, voi immaginate in una stanza sola una persona magari anziana, anche una persona giovane, una persona malata, una persona straniera, che è lì, da solo, davanti a una parete bianca, pensate a Ferragosto, soprattutto questo, o la domenica, nelle grandi metropoli. Giorgio Caproni, un nostro poeta, aveva immaginato proprio questo, dice lì, davanti a una parete bianca, a parlare ai morti. Non ha più nessuno, il telefono non suona, porta di casa. Io ricordo, guardate, metterò anche qualcosa del personale, questa è forse più una conversazione, anche vuole essere, che non una conferenza in senso stretto. Quando ero giovanissimo prete, è stato ricordato i miei studi a Roma, io sono venuto a Roma prima ancora di diventare prete a fare la teologia, eccetera, tutti gli studi accademici nelle università romane. E quando sono diventato prete andavo a celebrare il sabato e la domenica soprattutto, poi anche qualche volta durante i giorni feriali, nell'interno di un quartiere che allora era la periferia estrema di Roma, adesso non lo è più così, però è sempre periferia, Torpignattara. Pensate, c'erano ancora le strade laterali della via Casilina, erano ancora sterrate, senza l'asfalto. E mi ricordo che io andavo a portare la comunione tutte le domeniche, poi anche altri giorni, quando potevo, a un anziano, una persona. Questa persona era completamente sola, non aveva più nessuno. E lui era tutto contento quando io andavo da lui, mi preparava lui, pensate, quei gesti, il caffè col vassoio, il centrino, queste forme. E l'ultima volta però io gli dissi, guardi, è l'ultima volta che vengo, perché io torno a Milano, torno a insegnare, dopo aver studiato, essermi laureato. E lui mi disse una frase che io non ho mai dimenticato e che è importante anche per capire la solitudine che c'è, che dice, lei non può immaginare cosa vuol dire non avere più nessuno da aspettare. Non da incontrare, da aspettare, l'attesa che arriva qualcuno. E per questo dobbiamo dire che in questa società che ha l'aggressività, che ha l'anoressia dei fini e così via, però c'è anche tanta solidarietà, diciamo. E su questo adesso entriamo subito
del secondo sguardo. Il secondo sguardo è importante, è quello, restringiamo il cerchio, andiamo alla persona umana, quella che si dice solennemente, l'antropologia. E dell'antropologia, si possono dire anche qui, immaginate quanto è stato scritto, detto fin dall'antichità più lontana e più remota. Io vorrei ricordarvi soltanto due cose. La prima è questa, ed è una difficoltà che io incontro continuamente avendo il rapporto col mondo della cultura, col mondo laico, col mondo diverso. Io sono stato quasi sempre in questo contatto con questo mondo esteriore. Ebbene, non c'è più un concetto di natura umana condiviso. Una volta era chiaro, lo si diceva solennemente con la filosofia di Aristotele ripresa da Tommaso d'Aquino, agere sequitur esse, l'essere prima e fa derivare l'azione, la morale, perché c'è l'essere, la struttura, l'essenziale, l'essenza in noi. L'ontologia precede la deontologia, per parlare difficile. Ma oggi invece voi vedete, ognuno ha la sua concezione, non solo, la teoria del gender è significativa da questo punto di vista, perché mostra che ormai anche in questo caso nella persona umana si introduce una fluidità, non c'è più quella essenzialità di partenza. E allora voi capite che è difficile riuscire a dialogare quando ognuno ha un concetto proprio di persona, quando ognuno ha un concetto proprio di verità. Facile era quando c'era Platone nel Fedro, quando immagina che l'uomo è sul cocchio, sul carro, e sta correndo nella pianura della verità coi due cavalli della ragione dei sensi, e corre, e scopre sempre più nuovi panorami. Cosa voleva dire questo? Che la verità ci precede e ci eccede, è oggettiva in sé. E noi la facciamo diventare soggettiva conquistandola, la ricerca. Per questo che dopo lo stesso Platone mette in bocca al suo maestro Socrate, nell'Apologia di Socrate, questa frase: una vita senza ricerca non merita di essere vissuta. La ricerca della verità. Invece attualmente la verità, lo rappresentava bene una filosofa americana, lo rappresentava, dice, ognuno fa come il ragno. Elabora una bellissima ragnatela e dice questa è la verità e questa è la morale. Tante volte. Accanto c'è l'altro che costruisce anche lui la sua ragnatela. Basta che non si confondano, non si scontrino. Arriva un colpo di vento, io la ricostruisco in una maniera magari diversa. Ecco, questo è un problema. Non avere più la stabilità della verità, della morale, ciò che è vero, ciò che è falso, ciò che è bene, ciò che è male, ciò che è giusto e ingiusto, ma fluido. Ed è per questo motivo che allora, ecco la seconda considerazione che voglio fare di fronte a questa situazione, è riscoprire almeno un elemento di base. Qual è l'elemento di base in tutte le concezioni? La relazione interpersonale, quello che accade in questo momento, per esempio, ma che accade sempre, anche col nemico. Io lo guardo. C'è stato questo filosofo francese, Emmanuel Levinas, che ha costruito un po' la sua filosofia sul concetto di volto. E lui dice, guardandoci noi troviamo la comune adamicità, la comune umanità, altro che tutte queste fanfaluche che si dicono. Noi abbiamo una, non ci sono razze, esiste una base fondamentale sulla quale fioriscono poi, ma senza quel terreno. E questo terreno comune è l'adamicità, l'adamo. In ebraico, nella Bibbia, nel capitolo secondo della Genesi, quando entra in scena, Adamo non è un nome proprio, come pensiamo noi. In ebraico è Ha-Adam, Ha è l'articolo, è l'Adamo.
cioè letteralmente colui che ha il color rossastro dell'argilla, perché viene dalla terra, la materia. Quindi noi abbiamo alla base tutto questo. Ed ecco allora i volti, e lui continuava questo filosofo, e nei volti dell'altro riusciamo a comprendere anche la nostra indigenza, che abbiamo bisogno dell'altro. Da solo non riusciamo completamente a realizzarci. Purtroppo tante volte questo legame viene infranto, anzi, quel filosofo che ho ricordato prima, Ricoeur, diceva: non basta soltanto io, tu, i due volti che incontro, c'è anche il terzo, quello che io non vedrò mai, di un continente o di un'isola sperduta, o lo straniero che approda sulle nostre coste, che ha un altro volto, un'altra storia, eccetera. Però anche lui fa parte di quella comune umanità, adamicità. Ecco allora, costruire la relazione, e qui è un compito soprattutto, io direi, delle religioni e della cultura in maniera particolare. Vedete, io ricordavo prima quell'episodio, la pagina della Genesi nella quale c'è Adam, l'uomo di tutti i tempi, di tutte le epoche, mio padre, mio figlio, direi io stesso, se vogliamo un po' rappresentare questa tessuto comune, questa natura comune, la relazione interpersonale. Voi sapete che cosa è? Guarda verso l'alto e ha Dio, che gli dà respiro, eccetera. Guarda verso il basso a coltivare e custodire la terra, altro impegno importante. E ha il dare il nome agli animali, alla materia, alla natura, creato. Però cosa dice la Bibbia? Giunto alla sera dell'essere homo religiosus e homo faber, lavoratore, è triste. Perché? Perché non ha trovato un aiuto che gli corrispondesse, si traduce nella Bibbia adesso. In ebraico c'è la parola kenegdo, è un modo anche per ricordare Paolo De Benedetti in questo. Kenegdo, che letteralmente vuol dire come di fronte a lui. E la donna, Chavva, Eva, la vivente, le vuol dire, è proprio costo, la parte, carne dalla mia carne, ossa dalle mie ossa, dirà, gli occhi negli occhi. Ecco perché dico che è importante questa relazione anche col terzo. E purtroppo questa relazione tante volte è incrinata, lo ricordavamo prima, anche tra di noi, l'odio. Ed è per questo che è importante richiamare il rilievo del grande messaggio. Dovrebbe essere di tutte le religioni, ma del cristianesimo lo è in maniera folgorante, l'amore come il primo comandamento. Purtroppo quello che abbiamo è bellissimo, tanto anche per allargare un po' il discorso e renderlo anche più lieve. È bellissimo quello che scrive, quell'episodio, quella parabola che scrive Melanie Klein, che era la discepola ribelle poi di Freud. Appare una fata a un uomo, questa apparizione celeste, gli dice: io voglio farti il dono che tu più desideri, però ricordati che al tuo vicino io darò il doppio. Quest'uomo riflette e risponde: beh, sì, fammi questo dono, accecami di un occhio. E questa è purtroppo la logica tante volte della relazione che si interrompe e che spezza invece la relazione d'amore, che è quella fondamentale. Terzo sguardo. Il terzo sguardo lo diamo, è naturale, in maniera particolare perché sono io che parlo in questa occasione, alla religione.
abbiamo visto la società nel suo insieme, il singolo che è nell'interno, il singolo adesso con la religione. E qui, anche qui vorrei, tra le tante riflessioni, vorrei fare due soltanto. La prima è quella che riguarda una distinzione tra secolarizzazione e secolarità. La secolarità è un messaggio fondamentale del cristianesimo. Tra l'altro, il cristianesimo, bisogna dirlo, lo dice la lettera agli ebrei, non è stato fondato da un prete, è stato fondato da un laico. Gesù di Nazaret non era sacerdote, lo dice la lettera agli ebrei, dice, e Gesù veniva dalla tribù di Giuda e della tribù di Giuda non si dice nulla riguardo al sacerdozio. E se Cristo fosse ora ancora sulla terra non sarebbe sacerdote, secondo il mondo della tribù levitica. Quindi il rispetto dei campi, la teocrazia non è propria del cristianesimo, lo è di altre religioni, certamente. Beh, non c'è nessun imbarazzo, io ho fatto lungamente, adesso sono emerito in verità come da capo di Castero Vaticano, non lo sono più in esercizio, ormai per l'età, e ricevevo spessissimo, soprattutto spessissimo delegazioni dall'Iran, che ha rapporti diplomatici con noi. L'Iran, tra l'altro, è un paese molto nobile per la sua tradizione, anche alto dal punto di vista della cultura. Purtroppo sappiamo bene anche che cosa, lo dovremmo dire, che a che cosa porta la religione quando impazzisce, perché gli errori della filosofia sono sempre ridicoli, ma gli errori della religione sono sempre pericolosi. Ebbene, lì si presentava, di solito ogni delegazione era presieduta, se era ad alto livello, da un ayatollah. Ebbene, il titolo è Repubblica Islamica dell'Iran. Vedete? Proprio la concezione teocratica è strutturale, era strutturale come lo è anche in altri paesi, come lo è stato in passato anche purtroppo anche col cristianesimo. Mentre in realtà la distinzione, ricordate Gesù, lapidario, quanto è stato scritto su questa frase di Gesù. Questo pomeriggio mi intervistavano per il vostro settimanale diocesano e a un certo punto è venuto fuori il discorso anche su questo e io dico, Gesù usava il tweet. È quello che noi studiosi, esegeti, chiamiamo il logion, il detto storico probabilmente di Gesù. Voi tutti ricordate quella frase? Rendete a Cesare quel che è di Cesare, la moneta. Rendete a Dio quel che è di Dio. È l'immagine della moneta e Cesare l'immagine è divina nell'uomo. Per cui vedete che due sono i compiti. Da un lato la politica con le sue responsabilità, con i suoi impegni civili. E dall'altra parte la religione con la sua funzione alcune volte di spina nel fianco che ricorda i valori, alti valori morali, valori spirituali. Certamente la distinzione c'è però, che non è separatezza, perché al centro c'è l'unica persona, l'unico soggetto che è l'uomo e la donna. Ed ecco allora l'importanza di affermare la secolarità, ma purtroppo, qual è la tentazione tante volte nei nostri giorni? È la secolarizzazione. Quando si ritiene che ormai nessun bagliore, nessuna dichiarazione della religione debba entrare nella piazza, nessuna proclamazione deve al massimo essere nell'interno del soggetto oppure nell'interno del chiuso, del tempio sacro, dell'oasi intangibile. Questa era la prima considerazione e capite quanto si potrebbe discutere su questo tema. La seconda che vorrei fare sempre per quanto riguarda la religione, ho detto sono solo come dei bagliori che vi faccio balenare davanti agli occhi, è un'atmosfera,
una temperie che domina e che è subito rappresentata una parola italiana, indifferenza, la superficialità, la banalità, la volgarità. Tant'è vero che io ho coniato un'espressione, una volta c'era l'ateismo col quale si faceva il confronto credente, non credente, il non credente cosciente, consapevole, con una sua etica, con una sua visione del mondo, il credente con la sua visione. Adesso invece io uso dire che domina è l'apateismo, apatia, ateismo messi insieme. Ed è per questo che dobbiamo riflettere, non solo per la religione, io penso, ma un po' anche per la cultura, per tutta l'atmosfera generale. Questo vivere sempre solo in superficie, sempre solo sulla la pelle, mai nella profondità. C'è una bella espressione che ho trovato nei giorni scorsi per caso, di Chekhov, il grande scrittore russo. Dicono che i filosofi e i veri saggi sono indifferenti. È falso. L'indifferenza e la paralisi dell'anima è una morte prematura. E qui purtroppo io devo dire, io mi sto interessando quasi con, penso qui la maggior parte sono persone già adulte, così io mi interesso tantissimo e sento con tensione quasi il problema dei giovani, della loro ormai l'essere privi, anche perché noi non ormai genitori, famiglia, scuola stessa, non danno più dei valori comprensibili, anche il linguaggio stesso, la loro grammatica è un'altra rispetto alla nostra, la grammatica anche qualche volta linguistica. Ecco, però il problema è proprio questo, Loro rappresentano bene questo stato di vuoto che viene colmato, vedete, tante volte con l'elemento della musica, che è una cosa significativa, ma ricordate la musica dionisiaca per i greci, che può anche ottundere la mente, proprio per cercare. A me fa sempre impressione quando cammino per Roma, per le strade, vedere i ragazzi che si muovono, tutti con le cuffie, che ascoltano musica, cioè come se avessero calato la visiera su questo mondo. Ecco, qui è importante che nell'interno di questa sorta di nebbia che colpisce anche noi, non solo loro, ma loro lo rappresentano in una maniera molto più visibile, questa nebbia, questa mucillaggine, si possa invece ritrovare ancora la forza, le religioni, la forza del loro messaggio. La potenza del Vangelo, diciamo, io lo dico come cristiano, ma penso che tutti lo possano riconoscere. L'idea di camminare alla ricerca di, ecco, di, siamo partiti così peraltro. Io vorrei, e chiudo questo terzo punto, questa terza riflessione, la vorrei chiudere, ho detto, do la voce a tanti altri che lo dicono meglio di me, vorrei lasciare la parola un mio amico, un altro amico, i tanti amici che ho avuto nella vita, grandi, molto più grandi di me, che mi hanno insegnato tanto. E uno di questi è padre David Maria Turoldo. Padre David Maria Turoldo ha scritto una poesia dedicata agli atei. Provate a seguirla, adesso io ve la dico, credo, fedelmente, più o meno. Seguirla perché si rivolge ai credenti e ai non credenti. E li invita ad andare oltre il deserto, oltre la foresta, vedete, il deserto del chi ha tagliato tutto, la rasura di tutti gli dèi, e dall'altra parte quelle, le foreste di tutte le religioni, di andare alla ricerca del nudo essere, di qualcosa che sia fondamentale. Lui lo scrive con la maiuscola, nudo essere, non può dire Dio. Come credente è Dio, ma per chi non ha il nudo essere, e fermarsi a contemplarlo, ma non puoi neppure dirlo con le parole. Ecco comunque le sue parole. Fratello ateo, nobilmente pensoso, alla ricerca di un Dio che io non so darti,
attraversiamo insieme il deserto. Di deserto in deserto andiamo oltre la foresta delle fedi, liberi e nudi, verso il nudo essere. E là, dove la parola ha fine, abbia fine anche il nostro cammino. Ecco il punto terminale verso questo nudo essere. Ecco, questo è un po' l'impegno, dare i grandi valori, insomma, delle religioni. Quarto sguardo, io è nel titolo. Il titolo diceva: l'umanesimo tra scienza e nuova comunicazione. Gli ultimi due sguardi sono scienza e nuova comunicazione. Scienza, anche qui quanto si può dire, quanto è impressionante. Io vi faccio solo tre esempi. Pensate alla genetica, il DNA, la scoperta di questa struttura fondante del nostro essere fisico. E la grande tentazione di intervenire, preziosa in alcuni casi perché evita delle gravi sindromi, ma in altri casi, se si andrà avanti sempre di più, senza una riserva etica, ricordate il golem, il mito del golem, l'homunculus fatto in laboratorio, Faust di Goethe racconta. Questa tentazione, Golem era il mito ebraico dei sapienti, questi che riuscivano, tentavano di elaborare non solo dall'argilla loro, ma anche la creatura umana. Ecco, la genetica è un campo affascinante, ma anche molto rischioso. Secondo campo, secondo esempio, le neuroscienze. Pensate che cos'è questa piccola scatola cranica. Contiene, cosa sono, 120, 180 grammi di cervello, eccetera. Ma per un momento provate a pensare che dentro, qui, in tutte le vostre scatole craniche, ci sono tra gli 80 e 100 miliardi di neuroni. Che sono in collegamento tra di loro, poi pensiamo alle sinapsi, possiamo immaginare, 80-100 miliardi. Per un momento, immaginate di guardare verso l'alto, io non riesco a vedere questa sera se è stellata o meno, guardate la nostra galassia, la Via Lattea, sono 100 miliardi di stelle, si dice. Per questo che i sapienti greci, Democrito, dicevano Anthropos micros cosmos, l'uomo è un microcosmo. Quindi la grandezza del cervello. Ma è qui la domanda, che lascio così perché anche in questo caso pensate quante riflessioni nascono. Il cervello e la mente è la stessa cosa? Il pensiero, la coscienza, l'io, l'arte, la religione, la libertà, la responsabilità, sono semplicemente tutto frutto di meccanismi cerebrali, elettronici. È una domanda questa. Molti sono convinti di sì e dicono che è solo concezione fisicalista. Però vedete che esiste una domanda importante che deve essere posta tutte le volte che si tocca, che si analizza questa dimensione neuronale. E il terzo esempio che voglio farvi, questo però lo conoscete tutti voi e siete in grado per mostrare la grandezza della scienza, ma anche i panorami che apre, le avete sentito in questi ultimi tempi come si interviene in questo ambito, ed è quello dell'intelligenza artificiale. È di una settimana fa la premier danese Frederiksen va in Parlamento
legge una pagina intera, tutti l'ascoltano, sulla scelta politica che ha intenzione di fare, poi si ferma a un certo momento e dice: guardate, questa pagina che vi ho letto non l'ho scritta io, né l'ha scritta i miei ghostwriter, gli scritti, chi mi prepara i discorsi. No, l'ho presa dal chat GPT, me l'ha creata quella macchina lì. Tutti l'avevano ascoltata come se fosse un discorso programmatico. Capite che l'intelligenza artificiale sta varcando sempre di più orizzonti che nascono dalle mani dell'uomo, ma che gli sfuggono anche. Pensate cos'è stata l'energia nucleare, nata dalle mani dell'uomo, ma che cosa crea di devastazione. Per cui è necessario che ci sia a un certo momento anche un sussulto di coscienza, un fremito. C'è stato qualche tempo fa un film che rappresentava bene questo aspetto, perché si immaginava che con l'intelligenza artificiale si creano dei droni, questi droni vengono, sono quelli che hanno cosiddetto l'algoritmo aperto, una sorta di autocoscienza. Possono decidere loro su 10 opzioni che vengono certo immesse dall'uomo, però sono 10 opzioni, 10, 12. Scelgono loro secondo le circostanze. E allora questa intelligenza artificiale applicata a un drone deve andare a colpire centri terroristici. Gliene danno alcuni, 10, non so, poniamo. Il drone sceglie quale colpire, va nel deserto, c'è una tenda, sotto ci sono i terroristi, va per colpire, per lanciare il missile. Solo che cosa accade? Poco prima che il drone arrivi, sulla pista del deserto che va verso quella tenda, una ragazzina va portando della verdura che vuole vendere a questa tenda, a cui abita quella tenda. Domanda: che cosa farà il drone? Che cosa fa la persona umana, il pilota vero? Lasciamolo sospeso, però voi capite che l'altro, un sussulto, dico ancora, di coscienza ce l'ha probabilmente. Capite come questi interrogativi che ho voluto solo questa sera, ho detto, è più una quasi un elenco, una sorta di indice di interrogazioni che rendono la nostra esistenza affascinante, perché vediamo questi orizzonti, diciamo, quando appunto ritorno ancora alle mie origini, tutto questo era impensabile. Pensiamo quanto di positivo c'è nell'intelligenza artificiale, con i lavori usuranti, con le tecniche di terapia, interventi che possono essere fatti a distanza, anche con l'intelligenza artificiale. C'è tanto positivo, però anche i rischi, questi rischi, ma anche per il lavoro, se a un certo momento le macchine fanno tutto. L'uomo che è stato posto sulla terra per coltivarla e custodirla. E arriviamo alla l'ultimo sguardo, in modo da avere anche, stare nel tempo sufficiente, perché l'ascolto, che è un esercizio tanto difficile quanto il parlare, non per nulla in ebraico il verbo ascoltare è il verbo della fede. E significa anche obbedire. C'è quella preghiera che l'ebreo fedele dice, dovrebbe dire ogni giorno, comunque è la base, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad, ricorda, ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno, amerai il Signore Dio tuo, eccetera. L'ascoltare quindi è importante, non è solo sentire. Ebbene, l'ultimo è la comunicazione. È il nostro tempo questo. Comunicazione è una parola bellissima perché deriva dal latino munus cum, scambiarsi un dono. E voi vedete che scambiarsi una moneta, restiamo sempre con una moneta, ma se io scambio un'idea e ne ascolto una da voi, noi restiamo con due idee.
E quindi l'importante è la comunicazione. Che cosa è accaduto? Noi sappiamo che adesso, in questo momento, anche qui, corrono tutti i viali dell'informatica. Si usa l'espressione infosfera. Il nostro mondo è avvolto in questa sfera, e questa sfera è tutta avvolta da reti. E questa sfera, questa infosfera, ha mutato profondamente il modo di comunicare. Voi avete sentito parlare sicuramente di quel famoso sociologo canadese, Marshall McLuhan, che aveva teorizzato tante cose, tra le quali tutti sanno bene che anche tutte le sue tesi sulla comunicazione, le battute, perché nasceva la televisione, allora lui ha formulato uno dei principi che è questo, oltre il mezzo, il messaggio, eccetera, che è vero, effettivamente, il mezzo con cui si comunica è anche un messaggio. Ebbene, lui però aveva questa tesi: la comunicazione nuova che sta avvenendo è una nostra protesi, è il prolungamento di noi stessi, per cui c'è telefono, vedete, televisione, telescopio, cioè la possibilità di moltiplicare i nostri organi. Questo è vero, certamente, ma è cambiato ed è avvenuto qualcosa di più. Noi ora viviamo in un ambiente completamente mutato, tant'è vero che appunto si usa parlare dei nativi digitali, che sono diversi da noi, che siamo migranti digitali e che quindi come migranti parliamo questa lingua del digitale in una maniera molto meno spontanea e immediata, come fanno i ragazzini che sono nativi digitali. È cambiato perciò il modello antropologico, la figura umana. Un ragazzo europeo che sta 6 ore, si dice, davanti al computer, allo schermo, ha un modo di rapportarsi diverso dal nostro. Noi diciamo, il suo è il mondo virtuale. Per lui quel mondo è reale, il mondo virtuale, però rimane virtuale. Ed ecco allora l'importanza di impegnarsi per conoscere e vivere questa nuova comunicazione. È importante per la cultura, è importante per la società, è importante per la Chiesa anche. Vedete, San Paolo che cosa ha fatto? Ha capito subito che non si poteva stare aggrappati alla rupe di Gerusalemme. E ha cominciato a usare che cosa? A usare le strade imperiali, le autostrade di allora, strade imperiali. Era, ha capito che bisognava col greco usarlo e adattarlo e ricomporre il mistero e il messaggio cristiano secondo una nuova modalità linguistica anche. Ha capito che per i grandi trasferimenti bisogna prendere l'aereo, e lui le navi, la navigazione. Bisognava affrontare culture completamente diverse, nuove. Vai in Macedonia, in Grecia, la cultura greca, va ad Atene, tenta anche di fare una conferenza preparandola nel miglior modo possibile, cita persino i poeti greci, ed è un fallimento, bisogna dire anche questo, però tenta continuamente. Ecco, noi viviamo in un momento, in un'epoca in cui la comunicazione dell'Evangelo, l'annunzio, ma l'annunzio anche, dico più generale, dei valori, deve tener conto di questo strumento e soprattutto dobbiamo aiutare coloro che sono nativi digitali e che non conoscono l'umanesimo, che non lo sentono, a capire che non si può vivere solo così, che l'incontro dei volti non avviene, lo sappiamo bene quanto drammaticamente certe volte questi volti sono falsi, quelli che sono nel computer,
Non si può, bisogna anche avere questa esperienza e bisogna essere capaci di sceverare. Vi faccio solo un esempio per capire che cosa significhi anche l'educazione informatica, l'educazione in questa nuova comunicazione. Il ragazzo deve preparare una ricerca e questa ricerca è su un tema. Poniamo, non so, una cosa anche più semplice, la speranza. Che cosa fa? Noi in passato dovevamo riflettere, si faceva lo schema, si andava a vedere la bibliografia, si cercava, si investigava. Che cosa fa il ragazzo? Giustamente anche, perché quanti vantaggi ci sono anche in queste ricerche. Va al computer e trova 20.000 risposte. E che cosa sceglie? Quello che più gli sembra facile. Voi capite che quando si tratta poi di altre domande esistenziali è ancora peggio, se cerca lì, cerca un'amicizia, cerca e trova. Ecco perché è necessario che in questo paniere immenso di notizie, di informazioni, eccetera, ci sia la capacità critica. Queste erano le considerazioni e ormai devo avviarmi alla conclusione e concludo. Vi ho fatto balenare davanti agli occhi in maniera insoddisfacente o, se volete, provocando, perché abbiate a capire, avrei potuto scegliere altri rispetto a questo pentagramma che ho fatto di società, antropologia, natura umana, religione, scienza, comunicazione, tante altre note, evidentemente, perché abbiate a capire come viviamo in un'epoca complessa, che però è affascinante come lo era l'epoca, certa epoca del passato, forse anche di più per certi aspetti, di meno per altri. Non dobbiamo avere quell'atteggiamento sempre lamentoso di detestazione del mondo in cui siamo. Dobbiamo avere il coraggio di entrare per le arterie di questo mondo, per esempio anche della comunicazione, dove scorrono anche le bestemmie, dove scorrono anche le volgarità, le oscenità, il dark web, pensiamo, tutto, le aggressività, ma dobbiamo anche lì entrare, perché se abbiamo un messaggio, se abbiamo una fiaccola, non la dobbiamo spegnere e portare anche lì. E allora vorrei a questo punto finire e lasciando la voce, come ho fatto prima, altre volte, ma adesso all'inizio, adesso alla fine, a due personalità diverse, entrambi morti, quindi è una citazione del passato, di culture molto diverse, due, che dicono a tutti noi, ve li leggo nella traduzione dei loro testi, dicono, fanno un riassunto un po' di quello che ho detto io a livello generale, a livello globale. La prima è la voce di uno scrittore, a me caro, molto difficile anche un po', caro anche a Papa Francesco, che l'ha conosciuto, mi ha raccontato spesso Papa Francesco di lui, di come l'aveva conosciuto, come avevano passato una settimana insieme, eccetera. Uno scrittore argentino famoso, Jorge Luis Borges. Borges scrive a un certo momento, lui era molto appassionato di tutti questi segreti delle religioni, delle culture, lui che era agnostico. Lui che capiva, che lui che viveva, io ho avuto la fortuna di conoscere più volte, di parlare insieme alla sua moglie, che adesso è morta lo scorso anno, Maria Kodama, lui aveva anche un grande, e la moglie in particolare, un grande gusto per la mistica, perché non comprendeva, voleva comprendere come fosse. E lui, ecco, scrive, a proposito dell'umanesimo, tra le tante cose che ha scritto, ve ne scelgo una,
che vale soprattutto per i due umanesimi, Atene e Gerusalemme, la classicità e il cristianesimo, i due grandi fari, il cristianesimo ancora poi vivo in pienezza, speriamo. Gli uomini, scriveva, lungo i secoli hanno ripetuto sempre due storie. Quella di un vascello sperduto che cerca nei mari mediterranei un'isola amata, l'Odissea. E quella di un Dio che si fa crocifiggere sul Golgota. Vedete, gli uomini nei secoli hanno continuamente ripetuto queste due storie. Ecco, dobbiamo essere capaci di riproporre ancora queste due storie con tutto quello che significano. E l'altra voce che faccio risuonare qui questa sera è la voce di un'altra religione, di un altro mondo, il mondo indiano, di Gandhi, che riassume un po' quello che ho detto io, ammonendo. Lui dice: l'uomo si rovinerà, e fa un settenario. Provate a seguirlo, questo settenario. L'uomo si rovinerà con la politica senza principi. L'uomo si rovinerà con la ricchezza senza fatica. L'uomo si rovinerà con l'intelligenza senza la sapienza. Non sono sinonimi, eh? Anche gli scienziati di Hitler erano intelligenti, ma non certo sapienti. Tra l'altro, sapere in greco e in latino vuol dire sapere. In latino vuol dire avere sapore prima che sapere. L'uomo si rovinerà con gli affari senza morale. L'uomo si rovinerà con la scienza senza umanità. L'uomo si rovinerà con un amore vago senza il sacrificio di se stesso. Grazie.